Tunisiani, porca miseria! Stiamo attenti perché siamo in hardcore. Voi, se non so se sapete cos'è l'hardcore, ma questa è praticamente la nuova serie che porterò sul canale. Così sembravo canale esenzinese. Niente contro i cinesi, li amo. Siete bellissimi. Vi voglio bene. Come a tutti quanti. E ovviamente. Però praticamente vi volevo dire una cosa. In teoria vi do questa notizia, forse ci saranno anche i miei amici nelle prossime serie e nei prossimi video, forse ci saranno anche i miei amici. E lì ne vedrete delle belle, però, cioè, nel senso, si vedrà, non so se poi ritornerò da solo oppure no. È una prova questa con i miei amici, giustamente, perché voglio, no, chiaramente voglio provare prima di dire qualcosa, però qua adesso prendo un po' di pietra, anzi andiamo a cercare insieme una caverna, no? Insieme a tunisiani bellissimi. Mamma mia, ste... troppo sex. Vabbè, la smetto. No, che brutta cosa, che poi dopo mi denuncia. Scherzo, ovviamente. Cioè, non prendete quello che dico seriamente. Prendetelo assolutamente con le pinze, perché scherzo. Signor Lupo non mi vuole uccidere, vero? Assolutamente no. Perfetto, allora. Siamo felici finalmente di iniziare a prendere la Night Vision, perché ovviamente... Perfetto, ora ho la Night Vision con la bacchetta magica che io ho instaurato. E prendo un po' di pietra e un po' di ferro. Ok, ho raccolto un po' di risorse bellissime, tipo il ferro, che prenderò anche questo ovviamente. E adesso andrò ad uccidere, no? Delle povere bestie, dei poveretti animaletti. Perché? Perché abbiamo bisogno di cibo, cioè tunisiani. Allora, dobbiamo stare attenti, perché in questa serie dobbiamo avere tutto il minimo indispensabile. Ed in più dobbiamo stare attentissimi ai mob. Cioè voi non avete presente quanto, caspita, sono pericolosi i mob in questa versione. Perché sono tutti quanti potentissimi, tutti quanti con, porca miseria, le spalle, i picconi, le cose. E porca miseria, un casino che proprio non se ne può proprio più. Oh mio Dio, carissima mucca, non rompere le scatole, vieni immediatamente qui. Grazie mille. Allora, cosa abbiamo da fare ora? Praticamente dobbiamo, a parte prendere il cibo, dobbiamo anche andare a trovare un posto, no? Più o meno dove stabilirci. Quindi però, tunisiani, visto che no, avete presente la storia dei miei amici, eccetera, può darsi che dal prossimo video, ma proprio dal prossimo, ci siano già i miei amici, non si sa. Oppure può darsi che magari le persone siano talmente tanto impegnate che non ce la si fa. Non so, boh, dipende da tantissimi fattori. Oppure può darsi che adesso morirò e dovrò fare un altro mondo. Può essere anche questo, no? Giustamente, tunisiani, voi che dite? Assolutamente sì. Ma adesso dobbiamo andare a prendere un po' di oggetti qua intorno. Ok, perché chiaramente qua si muore. Però allora, ecco, questa foresta, questa è la birch forest, qualcosa di questo tipo, non so esattamente come si chiama. Però praticamente questa è molto bella perché ha un legno molto carino. Però in questa serie non è che staremo tanto a soffermarci sul design, no? Sulla costruzione, sulle cose, no. Staremo a concentrarci sulla protezione, prima di qualsiasi altra cosa. Essere protetti, perché il nostro obiettivo principale di questa serie è chiaramente andare ad uccidere l'Ender Dragon, anche insieme magari ai miei altri amici. Insieme ai miei altri amici bellissimi, simpaticissimi, spero. Altrimenti li uccido se non sono bellissimi e simpaticissimi, come voi tunisiani. Allora, cosa sto facendo? Ok, perfetto. Da questa parte si deve andare, assolutamente sì. Cosa c'è là? Un cavolo, per non dire qualcos'altro, non so. Dobbiamo stabilirci in un posto, anche perché in teoria adesso vedete sta arrivando la notte schifosa. Quindi qua io direi di stabilirci immediatamente prima di morire. E senza tanti indugi andiamo a scavare questa parte e fare un buco. Tunisiani, ho messo a cuocere tutto quanto. Non so perché sono andato dall'altra parte della stanza e non sono più nell'inquadratura. Però praticamente adesso, in teoria, è notte, vedete? Anche se voi vedete tutto quanto luminoso, però è appunto la night vision, la luce magica. Stiamo attenti. Allora, adesso dobbiamo fare una piccola sfida, tipo... non so, di tipo 3 minuti per vedere se sopravviviamo. Ma io non so quanto dura questa cosa. Però allora praticamente dobbiamo restare nei paraggi e attuare questa piccola sfida. Ok? Cioè, nel senso, non andarcene in Gianmanbela, che è un paese molto lontano della,
su Marte. Su Marte. Eccoli là. Stiamo attenti. Praticamente dobbiamo sopravvivere per questi 3 minuti senza morire, senza niente, durante la notte di Minecraft super difficile, che è Minecraft Hardcore Questor. Minecraft Hardcore Questor. Cosa caspita ho appena detto, non si sa. Allora, con questi creeper è leggermente difficile sopravvivere, stavo dicendo, mannaggia a me. Mannaggia anche a te, zombie, ma porca mia. Ehi, non ti permettere mica, perché se ti permetti una sola volta di venire qua a rompermi le scatole, io ti banno. Anche se non posso bannare gli zombie, ma fate finta che io posso, perché chiaramente c'è... No, Dunisiani, allora c'è il creeper. Sapete cosa vuol dire questo? Che potrebbe uccidere non solo me, ma anche la mia casa bellissima. Mucca, grazie per esserti sacrificata per me. Sei stata tanta carina. Avete visto? Si era messa davanti fra me e il creeper. Avete visto? Ma perché io oggi non riesco a parlare? Che caspita, c'ho i bacarozzi nella gola? Nella bocca forse? Ho qualche nodo alla lingua che non mi permette di articolare bene le parole e di conseguenza non mi permette di esprimermi nei migliori dei modi con voi, dunisiani bellissimi e amorevoli? Ho questi problemi? Spero di no. Comunque, allora, comunque i bacarozzi sono tipo piccole creature, tipo insetti schifosi, vabbè, cose orribili, penso, se non mi sbaglio. Allora, in teoria i 3 minuti sono, penso, ormai quasi finiti, se non finiti. Non so perché non ho un timer qua, quindi boh, che cavolo ne so io. Però dobbiamo salire qua per vedere, su, ma dai, ma per favore, là là, ok, perfetto, stiamo attenti. Però sarebbe bello tipo integrare in questa serie delle piccole sfide, no? Delle piccole sfide difficili, tipo durante un episodio invece che indossare l'armatura in ferro che avrò a breve appena, diciamo, finirà il ferro di cuocere, invece di indossare quella dovremo sopravvivere senza niente la notte. Eccoci, direi che assolutamente la sfida sia conclusa. Assolutamente sì, anche perché fuori c'è uno scheletro. Non voglio morire. Non si è ancora cotto questo ferro schifoso. Non si è ancora cotto. Beh, grazie, no? Grazie mille. Grazie tante. Siete veramente non mi far arrabbiare tu. Allora, andiamo immediatamente qua fuori ad uccidere lo scheletro. Senza tanti indugi. Sto sentendo cose. Eccoli qua. Dunisiani, io sto rischiando letteralmente la vita. Cioè, letteralmente, non sto scherzando. Oh mio Dio, te ne vai via. Dai. Perfetto. Perfetto. Stiamo attenti. Oh mio Dio. Veramente. No, pure tu no. Allora, creeper, io te lo dico, non farmi innervosire, perché se mi innervosisco ti esplodo io, ma ti esplodo tutto. Che brutta cosa che ho appena detto. Chiudiamoci immediatamente dentro perché non voglio morire. Perfetto. Dunisiani, io direi che per la prossima volta avrò pure l'armatura in ferro. Una cosa mai vista prima d'ora nelle hardcore di Minecraft. Chiaramente scherzo, ovviamente. E quindi, non so che pulsanti stavo premendo. Se siete arrivati fino a questo punto del video, iscrivetevi prima di tutto e scrivete nei commenti bicchiere molto buono, così vi do il cuoricino. Ok, sì, ci sta il cuoricino. Stavo pensando anche se darvi qualcos'altro, ma poi magari mi scordo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, dunisiani.